Siamo qua per potare la idrangea macrofilla, una delle ortensie più diffuse e più utilizzate nei giardini. Abbiamo qua un bel esemplare abbastanza vecchio con tanti rami e intanto per prima cosa cerchiamo di capire quali sono i rami che portano la fioritura. Nella idrangea macrofilla noi abbiamo delle gemme che si trovano sui rami di un anno, eccola qui, è già pronta quasi ad aprirsi. E sono queste le gemme che portano il fiore che si aprirà a giugno. L'altra fioritura, quella che normalmente compare verso luglio, fine luglio, a seconda della situazione climatica, è quella che invece si sviluppa sui rami laterali e quindi sul ramo dell'anno secondario, che si forma durante la primavera estate, che porta il fiore appunto alla fine di luglio, primi di agosto. Quindi l'obiettivo della nostra potatura è quello di mantenere il più possibile le gemme di punta per avere la fioritura di giugno e stimolare l'apertura delle gemme laterali per avere la fioritura di fine luglio. In questo caso noi vediamo che questa pianta però ha una grossa quantità di rami piuttosto vecchi, quindi penso che dovremmo procedere per prima cosa a cercare di svecchiare questa pianta. Nella gestione della potatura lo svecchiamento è una delle prime pratiche, subito dopo quella della rimonda, ma qua di rami secchi non ne vedo, non ne abbiamo e quindi possiamo forse procedere direttamente con lo svecchiamento. La pratica di togliere i rami vecchi all'inizio è importante perché così poi abbiamo la situazione di tutto quello che possiamo lasciare o possiamo decidere di sfoltire. Noi faremo lo svecchiamento e poi l'unico altro intervento che faremo sarà sfoltire i rami che sono troppo vicini l'uno all'altro, si incrociano o sono mal disposti. Allora, quindi dobbiamo decidere quale ramo vecchio togliere. Diciamo che qui c'è l'imbarazzo della scelta perché di rami vecchi ce ne sono parecchi. Teniamo sempre presente che però nel complesso della potatura dell'arbusto non possiamo togliere più di un terzo della vegetazione presente, quindi non dobbiamo esagerare. Il lavoro del potatore è anche quello di fare degli interventi quest'anno che possono essere il preludio di interventi che poi verranno fatti negli anni successivi. Quindi quest'anno possiamo decidere di togliere al massimo due rami piuttosto consistenti e vecchi e lasciare gli altri per interventi di potatura nei prossimi anni, in modo che possa la pianta reagire al taglio, mettere nuova vegetazione che sostituirà poi negli anni prossimi gli altri rami che taglieremo. Tra tutti quelli che ci sono qua all'interno di questa pianta, direi che il più probabile da tagliare è questo qua in mezzo, che vedete che è stato già accorciato con dei tagli nel passato, che ha buttato tanta vegetazione, ha un ramo accanto che anche lui è stato accorciato, non è tanto in belle condizioni. Ma la vegetazione di questo ramo si affastella sull'altro più basso e più giovane. Quindi io preferirei tenere questo e invece eliminare completamente fino alla base questo che vediamo dietro, subito dietro. Una cosa che bisogna fare quando si decide di tagliare è anche andare a vedere quanta vegetazione viene via con il ramo che andiamo a tagliare e se questo taglio non crea un buco eccessivo. Adesso io provo a sgrovigliarla e vedete che in realtà questo ramo, che è quello che lasciamo, poi può coprire il vuoto lasciato invece dal ramo che dobbiamo tagliare. Qui dietro ne abbiamo un altro che lasceremo proprio per coprire il buco eventuale che questo ramo eliminato potrebbe lasciare all'interno. Allora, siamo qua pronti per il taglio di questo che è il ramo più vecchio. Come potete vedere è piuttosto difficile da tagliare, ma ci proviamo. Fatto. Adesso lo togliamo e come potete vedere in realtà
Abbiamo tolto un sacco di vegetazione perché c'è un sacco di rami laterali questo ramo, però all'interno della pianta la sua mancanza non si noterà perché comunque ci sono gli altri rami che coprono il buco che abbiamo creato.